Si aspettava di trovare un Gallipoli così organizzato che è riuscito soprattutto nel primo tempo a limitare la manovra del Corato? Sì, ci ha limitato un po' nel primo tempo, ma sapevamo che il Gallipoli è una delle squadre che alla fine gioca meglio e devo dire però insomma, che poi è stato un dominio assoluto, abbiamo avuto diverse occasioni per passare, purtroppo se non segni non la vinci, siamo stati bravi subito a reagire al gol subito e poi dopodiché il secondo tempo è stato un monologo con delle occasioni clamorose, purtroppo è un peccato perché sono 3 punti che meritavamo, però noi ci prendiamo questo punto, andiamo avanti per il nostro percorso, ora cercheremo di andare a fare, abbiamo questa partita importante mercoledì, abbiamo poco tempo, ci rituffiamo subito domani nel preparare questa gara. Sarà importante la gestione anche, da partire da proprio da oggi, si giocheranno praticamente ogni 3-4 giorni, quanto sarà importante gestire i suoi ragazzi alla luce anche di una rosa molto lunga? Sì, la rosa, abbiamo una rosa lunga sicuramente, però c'è bisogno che comunque alla fine in questo momento anche chi subentra deve essere decisivo come poteva essere decisivo oggi. Per me sono fondamentali i cambi, oggi sono entrati anche abbastanza bene, però siamo stati poco lucidi negli ultimi 30 metri, perché in queste partite poi i cambi fanno anche la differenza e abbiamo la possibilità ora di recuperare, di rituffarci in quello che è il discorso Coppa con molta serenità.